Buongiorno a tutti, iniziamo la seduta dei Question Time. Oggetto numero 31, Morroni, l'assessore. Sostegno alla candidatura della fascia olivata quale sito riconosciuto patrimonio dell'umanità UNESCO. Interroga la vicepresidente Meloni, prego. Grazie Presidente. Intanto buongiorno. La premessa ovviamente è ormai nota a tutti, è che la fascia olivata pedemontana insiste nel territorio regionale Umbro ed è costituita principalmente da circa 70 km di uliveti ininterrotti, da Assisi a Spoleto, pari ad una superficie di circa 6.142 ettari di ulivi a mezza costa. Un universo fatto di ulivi millenari, di sistemazioni di coltivazione che non hanno eguali, di aggregazioni culturali e antropologiche che attorno alla coltivazione dell'ulivo hanno sviluppato una civiltà peculiare, fatta ovviamente di cultura, di manufatti storici architettonici che inseriscono perfettamente nella fascia olivata e anzi ne traggono forza e identità, anche una capacità di coltivazione e di sapienza agricola, di capacità estrattiva e soprattutto di estrema qualità del prodotto. I comuni coinvolti sono Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Spoleto, che si sono costituiti soci dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, ad eccezione di Assisi. Ora, tramite l'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio, nel 2015 è stata presentata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la richiesta di iscrizione di questa fascia pedemontana olivata che va da Assisi a Spoleto, passando per Spello, Foligno, Trevi e Campello, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali e Storici, e questa richiesta è stata approvata il 7 luglio 2016. I municipi coinvolti hanno nel frattempo costituito un comitato promotore per la candidatura patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO della fascia olivata e il sindaco di Trevi ne ha assunto il coordinamento. Questo riconoscimento sarebbe notevolmente importante e un grande segnale per l'Umbria, perché avrebbe ovviamente delle ricadute sull'indotto turistico dell'intera regione, ma anche per la filiera agricola ed enogastronomica dell'Umbria tutta, poiché sarebbe la prima volta che in Italia, ma anche in Europa, si riconosce un paesaggio olivicolo come patrimonio dell'UNESCO. Allo stato attuale, infatti, non esistono siti olivicoli riconosciuti patrimonio dell'umanità, ad eccezione della terra di olivi e vigne in Palestina. Il governo spagnolo, peraltro, sta promuovendo la candidatura del sito Mar des Olives in Andalusia e il riconoscimento alla Spagna potrebbe anche precludere altre possibilità. Quindi è importante che noi ci assumiamo questa responsabilità eventualmente in tempi ancora più brevi. Ovviamente questo riconoscimento avrebbe delle importanti ricadute per l'intera regione, essendo un potente fattore di attrazione turistica e anche al tempo stesso di valorizzazione del prodotto di eccellenza dell'olio. Ovviamente l'Umbria non ha le dimensioni necessarie per puntare ad una produzione intensiva dell'olio, come invece accade in regioni come la Puglia o la Sicilia, e questo importante riconoscimento lo sarebbe ancora di più perché andrebbe a caratterizzare l'eccellenza qualitativa della produzione olivicola umbra. Negli ultimi decenni si è perso infatti circa il 30% della superficie olivetata in Umbria, proprio per l'aspetto anche poco remunerativo. Quindi produrre olio in un sito UNESCO potrebbe invertire anche questa rotta e consentirebbe di apprezzare anche il valore degli ulivi con positive ripercussioni anche sul fenomeno dell'abbandono della coltivazione. Per tutte queste motivazioni chiediamo alla Giunta e all'Assessore se e quali azioni intenda mettere in campo per sostenere la candidatura della fascia olivata come sito riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Grazie. Assessore Morroni, prego. Presidente, in merito a quanto richiesto e in aggiunta anche a quanto riportato nel testo della interrogazione della consigliera Meloni, intendo precisare quanto segue. Con atto del 5 dicembre 2016, il numero 1428,
la Regione Umbria ha deliberato di condividere e sostenere gli obiettivi e i percorsi in atto in tutte le forme che si renderanno disponibili. Nel febbraio di quest'anno si è ricostituito il comitato promotore della fascia olivata Assisi Spoleto e con nota del Comune di Trevi dell'8 aprile 2021 è stata richiesta alla Regione Umbria l'adesione al comitato promotore della fascia olivata Assisi Spoleto verso la candidatura UNESCO. Il comitato promotore è un organismo privo di personalità giuridica e i suoi obiettivi li potremmo così riassumere. Innanzitutto proseguire nel processo di valorizzazione e di salvaguardia della fascia olivata Assisi Spoleto, già avviato dal febbraio del 2016 con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con cui si sanciva la costituzione del comitato, che con il presente atto viene rinnovato in primo luogo sostenendo la candidatura UNESCO a conferma dell'alto valore regionale e nazionale dell'area. Inoltre c'è l'intendimento di sostenere da parte dei comuni e della Regione Umbria la mobilitazione di soggetti, risorse, esperienze e sapienze materiali ed immateriali al fine di creare sinergie di maggior beneficio al territorio. In aggiunta si intende anche individuare un'ulteriore misura volta alla valorizzazione e promozione della fascia olivata a livello regionale, nazionale ed internazionale, così come partecipare, favorire e stimolare la partecipazione a progetti europei ed infine collaborare con altre realtà territoriali, soprattutto con i comuni limitrofi. La Giunta regionale ha deliberato con atto numero 452 del maggio 2021 di aderire al comitato promotore della fascia olivata Assisi Spoleto verso la candidatura UNESCO. È stato dato mandato all'assessore competente di sottoscrivere gli atti necessari alla formalizzazione dell'adesione della Regione Umbria al comitato promotore, precisando altresì che l'adesione al comitato promotore al momento non prevede oneri per i partecipanti e quindi anche per la Regione dell'Umbria. Quindi in questa fase c'è da parte della Regione naturalmente una piena adesione all'iniziativa e a quanto il Comitato stesso intenderà mettere in campo coerentemente con il perseguimento dell'obiettivo richiamato. Ci sono già state delle iniziative, altre si svolgeranno a breve, pertanto a conferma anche dell'interesse che la Regione dell'Umbria rivolge a questa iniziativa, vorrei ricordare che proprio questa Giunta ha lanciato nei mesi scorsi, ed il bando è ancora in corso, il progetto di filiera dell'olivicoltura Umbria, una occasione credo importante di valorizzazione e di rilancio di questo settore che ha delle potenzialità enormi, potenzialità che senza ombra di dubbio potrebbero ricevere ulteriore impulso dal raggiungimento dell'obiettivo del riconoscimento UNESCO. Grazie. Vicepresidente Meloni, la replica, prego. Grazie Assessore, bene, perché il fatto che stiate sostenendo il Comitato è ovviamente positivo. Più volte lei anche nelle iniziative pubbliche appunto ha dichiarato quanto l'Oro dell'Umbria fosse importante, quindi è da promuovere sempre di più in un'ottica anche soprattutto fuori dall'Umbria, quindi importante appunto anche la questione del bando per il progetto di filiera e quindi questo percorso già avviato speriamo che porti anche in tempi più brevi possibili a veramente concretizzare questa candidatura e tradurla in realtà magari anche prima di altri paesi, in modo che non bruciamo diciamo la possibilità perché poi sono arrivati prima altri. Quindi grazie per la sensibilità e per il sostegno a questo importante progetto. Grazie. Andiamo sempre con la consigliera Meloni, oggetto numero 32, risponde l'assessore Agabiti. Bando Sport e Periferie. Prego, Vicepresidente Meloni. Grazie Presidente. Questo atto nasce dall'esclusione di molti comuni dell'Umbria, ma non solo, del bando Sport e Periferie.
in base non solo ai criteri di riparto dell'FSC, ma anche diciamo, alla mancanza di fondi per completare la graduatoria che ovviamente è stata stilata dal Ministero. L'emergenza sanitaria ci ha consegnato una situazione relativa alle associazioni sportive, al mondo dello sport, che è stato fermo quasi per 2 anni ed è stato tra i settori purtroppo più colpiti, soprattutto quello dilettantistico, ed ha avuto quindi gravi ripercussioni economiche anche per le federazioni, le società sportive e anche gli enti di promozione sportiva. Ora, il bando Sport e Periferie vedeva soprattutto negli enti locali una grossa possibilità di rilancio di questo settore nei nostri comuni anche attraverso degli interventi di riqualificazione e di nuove possibilità per praticare lo sport per i giovani ma anche per gli adulti. E il Ministero per le Politiche Giovanili e per lo Sport ha proceduto quindi a una ricognizione al riparto delle risorse del bando con una ovviamente ingente risorsa, ma che purtroppo non è stata sufficiente a coprire non solo tutte le domande, ma anche molte di quelle ombre. Tanto che in Umbria i progetti presentati sono stati 66 e di questi soltanto 37 risultati ammissibili. Inoltre c'è stata una ripartizione che privilegiava per l'80% dei fondi il Sud, perché conosciamo bene quali sono le criticità ormai annose del Mezzogiorno, anche in merito alle strutture e quindi anche per lo sport, e il 20% riservandole al centro-nord. Quindi è anche evidente che l'Umbria è stata fortemente penalizzata anche da questa ripartizione. In Umbria infatti ad oggi sono solamente 4 i progetti finanziati, Comune di Passignano, ASD Polisportiva di Foligno, Comune di Otricoli e Comune di Castelritardi. Poi ci sono 12 progetti che, pur avendo avuto un punteggio molto buono, non sono stati finanziati a causa della ripartizione territoriale, e ce ne sono ovviamente 21 che non sono stati finanziati per l'esaurimento delle risorse. E ci sono anche comuni diciamo grandi e importanti dell'Umbria, come il comune di Orvieto, il comune di Corciano, molti comuni del Trasimeno, il comune di Narni. Quindi la nostra regione, con i conti e con i numeri alla mano, è stata particolarmente penalizzata anche da questa ripartizione diciamo dei fondi tra nord e sud. In data 7 ottobre io ho provveduto ad inviare una lettera al sottosegretario di Stato allo Sport Valentina Vezzali, nella quale ho richiesto che vengano riconsiderati i criteri di ripartizione dei fondi. Precedentemente il Presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno ha inviato una lettera formale ad ANCI per chiedere invece un incremento dei fondi per fare rete dei comuni e aumentare diciamo, i fondi che consentirebbero diciamo, di coprire tutte le esigenze anche dei comuni, e lo faceva, e la richiesta era ovviamente a livello nazionale, proprio perché anche più volte i ministri o i sottosegretari hanno dichiarato che con i fondi del PNRR sarebbe stato molto importante anche riconsiderare tutto quello che è il mondo legato allo sport. Quindi per questo motivo chiediamo alla Giunta regionale se e quali interventi intende mettere in campo per limitare gli squilibri della ripartizione, e come anche la Giunta può farsi carico di evidenziare ovviamente alle istituzioni preposte queste criticità, anche chiedendo un aumento dei fondi andando a coprire tutti, diciamo, tutto il bando e quindi tutti i comuni che sono rimasti fuori. Grazie. Assessora Gavi, ti prego. Grazie. Allora, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'FSC, disciplinato dal decreto legislativo del 2021, congiuntamente
ai fondi strutturali europei costituisce lo strumento finanziario principale attraverso il quale vengono attuate tutte le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale. Ed è quindi finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. La ripartizione delle risorse FSC tra le regioni italiane già per il ciclo di programmazione 2007-13, così come stabilito dalla delibera CIPE numero 166 del 21 dicembre 2007, avviene nel rispetto del criterio di ripartizione tra le macro aree del centro-nord e del mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15 e dell'85%. Per il ciclo di programmazione 14-20, il Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle cui risorse finanziarie è stato finanziato il bando sport e periferie, è stato normato dall'articolo 1,6 della legge 147 del 2013, il quale prevede espressamente che la dotazione aggiuntiva delle risorse nazionali della politica di coesione è destinata a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale. Secondo la nuova chiave di riparto, 80% nelle regioni del mezzogiorno e 20% nelle aree del centro-nord. La ripartizione territoriale 80-20 della dotazione dell'FSC è stata riconfermata dalla legge del 23 dicembre 2014, la numero 190, disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la legge di stabilità 2015, l'articolo 1, commi 703 e 706, che modificano in parte quanto stabilito dalle precedenti disposizioni legislative. Ha ridefinito quindi il nuovo quadro di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione per il ciclo 14-20 e introdotto nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura. Da ultimo si rappresenta che la legge 30 dicembre 2020, la 178, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 21 e il pluriennale 21-23, sempre l'articolo 1 dei commi 178, 77 e 78, individua la dotazione iniziale del Fondo per lo sviluppo e coesione per il 21-27 da ripartire tra le diverse aree secondo la medesima chiave, quindi 80-20. La Giunta regionale, e ci siamo ovviamente impegnati, siamo consapevoli delle criticità che tale ripartizione quindi pone, per questo motivo mi sono già attivata e ho promosso in sede anche di Commissione Affari Europei e Internazionali un confronto con le altre regioni per valutare i possibili nuovi criteri di ripartizione, nonché anche un utilizzo differente senza troppi limiti dello stesso fondo anche per eventuali limitate operazioni di finanziamento. Inoltre, in un recente incontro con il Ministro per la coesione territoriale è stata avanzata la richiesta per una diversa ripartizione del fondo alla luce delle situazioni che caratterizzano le diverse realtà regionali e del fatto che questo fondo debba essere utilizzato per finalità differenti rispetto alla programmazione comunitaria. Per fare questo occorre anche sviluppare nuovi indicatori economici e sociali che meglio sappiano anche identificare e descrivere le specificità dell'Umbria. Più in generale, il nuovo status della nostra regione, ora passata, come tutti sapete, regione in transizione, evidenzia un arretramento che non deve essere mai dimenticato, frutto della crisi ovviamente 2008-2009, dall'altro anche da scelte politiche fatte poi dagli anni successivi. Una condizione di fragilità a cui si deve far fronte dialogando, come stiamo da tempo facendo con il governo centrale, affinché le risorse del PNRR possano affluire con maggior concentrazione verso questa regione, valutando un nuovo status per le regioni in transizione nel loro complesso e avviando anche l'ipotesi che sia, diciamo, opportuna la costituzione di un fondo per equazione e solidarietà per queste regioni. Grazie Assessore. Replica il Vicepresidente Meloni. Grazie Assessore. Consapevoli che appunto questi criteri di ripartizione hanno penalizzato la nostra regione non solo, dall'altra parte credo che una battaglia vera vada fatta per anche non solo rivedere questi chiedere che vengano rivisti questi criteri, ma soprattutto anche per aumentare la dotazione finanziaria, perché su una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro a fronte di una richiesta di circa 1,6 miliardi, esclusi ovviamente i cofinanziamenti che poi vengono
effettuati dagli enti locali e visti consistenti appunto i fondi del PNRR a cui anche lei richiamava, credo che a questo punto dobbiamo agire su due leve. La prima è quella di eventualmente di rivedere i criteri, ma poi anche quello di aumentare la dotazione finanziaria andando a coprire tutte le richieste che sono state inviate, perché ci sono dei territori che grazie a questo fondo e a questi bandi veramente possono riuscire a ridare uno slancio importante non solo al territorio ma anche proprio veramente alla coesione anche sociale e alla possibilità per i ragazzi di ritrovarsi, di riaggregarsi, di continuare a fare sport, che abbiamo visto quanto sia importante rilanciare e quanto sia stato difficile, quanto sia stata importante, dura e grave anche la mancanza che hanno subito i ragazzi ma anche gli adulti. Quindi credo che su questo fronte ci dovremmo impegnare tutti in maniera coesa e unitaria. Grazie. Grazie, grazie vicepresidente Meloni. Oggetto numero 33, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Melasecche. Prego, consigliere De Luca. Grazie presidente. Con questa interrogazione noi vogliamo cercare di porre la luce su quella che è una situazione che pregiudica in maniera estremamente critica la competitività e la coesione territoriale con una parte della nostra regione che purtroppo nel corso di questi anni è stata colpita dagli eventi legati al sisma del 2016, ma che è già oggetto ormai da decenni di un lento e progressivo isolamento che poi ha comportato quelli che sono dati alla mano un effetto devastante sotto il profilo dello spopolamento di questi territori. All'interno dei comuni del cratere porto ad esempio la situazione più estrema, che oltretutto in questi giorni si sta anche palesando con delle crisi sotto il profilo istituzionale e politico, è quella del comune di Poggiodomo. Nel giro di 100 anni siamo passati da 1.350 abitanti a meno di 100 abitanti. Quel comune è destinato a sparire nel giro dei prossimi anni, ma quella situazione è una situazione che purtroppo non riguarda soltanto il fattore estremo, ma riguarda tutti i comuni della Valnerina e di quella parte della Valnerina. Se noi non riusciamo a cogliere quelle che sono le occasioni che vengono poste sul tavolo anche attraverso i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, nel ripensare a livello infrastrutturale quei territori, rischiamo realmente di vedere quel territorio lentamente scomparire. E per la nostra regione vedere scomparire quei territori sotto il profilo della presenza abitativa vuol dire avere delle conseguenze devastanti sotto il profilo del dissesto idrogeologico, del presidio del territorio, della produzione alimentare, degli incendi boschivi, quindi situazioni che oggettivamente vengono acuite oltretutto dagli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi il comune di Cascia si è espresso in maniera attraverso una mozione a livello consiliare nella richiesta anche da parte, in primo luogo da parte della regione e poi degli altri livelli, su quello che è un progetto che già nel corso degli anni è stato posto sotto la lente e all'attenzione sia di ANAS che degli altri livelli istituzionali su un collegamento attraverso la strada provinciale 470, quindi Poggiodomo Borgo Cerreto, che poi vada a confluire sulla Tre Valli Umbre, e considerando un'infrastruttura che andrebbe a creare quindi un unico sistema territoriale, non facendo soltanto
uscire dall'isolamento territorio di Cascia e dei comuni interessati, ma anche andando a collegare, creando un ponte quindi fra la provincia di Rieti e lo Spoletino e l'Umbria meridionale, quindi integrando quella che è l'innesto sulla E45 costituito dalla Tre Valli e quindi collegandolo anche alla SS4, la Salaria. Tempo, consigliere. Concludo, Presidente. Quindi si interroga la Giunta per sapere come la Giunta regionale intenda contribuire congiuntamente agli altri enti interessati alla risoluzione delle problematiche in premessa, quindi nella fattispecie se intende effettuare ulteriori studi di fattibilità e promuovere ulteriori azioni volte alla realizzazione di un collegamento stradale diretto tra Rocca Porena, Santa Anatolia di Narco, considerando che se la Regione decida di porre all'attenzione all'interno dell'accordo di programma con ANAS questo tipo di opera, realmente le possibilità di realizzazione sarebbero realmente concrete. Grazie consigliere De Luca. Assessore Melasec, prego. Il centro abitato di Rocca Porena è collegato con Cascia tramite la strada regionale 320, per la quale sono in corso contatti con il Ministero competente per cercare di riclassificarla come statale, mentre Santa Anatolia di Narco è collegata direttamente con la strada statale 685. A sua volta Cascia è collegata tramite la strada statale 320 con il resto del territorio. Pertanto attualmente, come noto, non esiste un collegamento diretto, da qui l'interrogazione. Io mi sono già interessato a suo tempo, perché ho parlato con il sindaco di Cascia, ho parlato con assessori e avevo già esaminato la situazione e avevo dato già una risposta che ripeto qui. Da prime considerazioni di larga massima, considerato l'andamento plano altimetrico della zona e interessata dalla sede di una nuova infrastruttura stradale extraurbana che colleghi Rocca Porena con la strada statale 685, si può immaginare un tracciato di lunghezza di circa 12 chilometri, suddivisibile equamente nelle tre diverse macro categorie, rilevato, galleria e viadotto, al fine di una stima di larga massima dei costi, perché il problema non è l'utilità, che condivido pienamente, è l'enormità del costo. Considerate anche i necessari interventi di collegamento con la viabilità esistente, intersezione a raso e rotatorie, gli oneri di esproprio e per i sottoservizi, il costo presunto non sembra inferiore a circa 350 milioni / 400. Ricordo che la Tre Valli, per la quale stiamo combattendo, tenendo conto che è una priorità assoluta in quanto è stata già classificata per le strade che in caso di terremoto collegano direttamente per portare i soccorsi direttamente al cratere, il secondo stralcio all'incirca 7 km di galleria costa sui 300-350 milioni. Il progetto definitivo è in corso, abbiamo ottenuto, questa è un'altra notizia positiva, 5 milioni per la revisione progettuale del vecchio progetto definitivo che è ampiamente superato ormai, per cui contiamo entro breve di ottenere anche il finanziamento del completamento della Tre Valli, che veramente ha una valenza enorme perché collega praticamente l'Adriatico al Tirreno, Ascoli Piceno, Eggi, Spoleto, Firenzuola, Acqua Sparta, E45, Civitavecchia. Quindi tutti comprendono la portata assolutamente di altre priorità. Abbiamo la Tre Valli, abbiamo il nodo di Perugia, dovremo affrontarlo questo problema. Ieri mi trovavo ad uscire da Perugia, c'era una fila ininterrotta, coda a Passo Duomo da Colle Strada
fino a tutte le, dentro le gallerie di Perugia. Quindi bisogna anche lì affrontare il problema. L'A78, abbiamo purtroppo, io ben volentieri, la Flaminia Terni Spoleto, cioè abbiamo dei collegamenti che vanno a dare coesione al territorio, ma parliamo di 300-400.000 abitanti. Quindi io capisco perfettamente e ho dato tempo, la disponibilità. Tempo, assessore. Chiudo, Presidente, ad esaminare, ho lo studio fatto, questi sono i risultati. Magari il contratto di programma potrebbero consentirci l'inserimento di tutte queste priorità, però occorre ragionevolmente valutare tutte, stabilire le priorità, se ci dovessero mai essere disponibilità così abbondanti, io ovviamente non avrei problemi nel venire incontro a queste esigenze, ma ad oggi obiettivamente e seriamente non posso che constatare la situazione che ho appena descritto. Consigliere De Luca, prego. Il ragionamento, assessore, in primo luogo io ho fatto riferimento a delle risorse che vengono dedicate alle aree del cratere, come lei ben sa, non possono essere dedicate certo al nodino di Perugia o a altre opere infrastrutturali che stanno in altre aree della regione. In seconda questione, mi permetta, dissento su un ragionamento, il dire ci sono delle aree che collegano 200-300 mila persone, nessuno mette in dubbio che ci sia la necessità di collegare e di migliorare la viabilità a Perugia e a Terni, questo nessuno lo mette in dubbio, ma quello di cui stiamo parlando è anche la necessità che questi territori non vadano definitivamente verso la cessazione stessa di essere comunità, perché di questo stiamo parlando. Quindi il ragionamento, io vedo, insomma, poi le chiedo se è possibile di fornirci la documentazione che lei ci ha sottoposto, un calcolo fatto a spanne da parte di ANAS, lo sa meglio di me, ANAS quando vuole, quando ha interesse a perseguire una strada piuttosto che un'altra, fa dei calcoli, quando fa i calcoli a spanne sicuramente sovrastima da una parte e sottostima da un'altra. Il ruolo della politica e della governance sicuramente è quello di approfondire in maniera oggettiva e analitica quello che deve essere fatto. Quindi io credo che questa situazione vada sicuramente approfondita, che a prescindere da questa tipologia di opera non si può in alcun modo ignorare la necessità di far uscire la Valnerina dall'isolamento infrastrutturale che penalizza determinate tipologie di territori, non solo infrastrutturale viario ma anche infrastrutturale sotto il punto di vista digitale e altro. Quindi è chiaro che serve un'attenzione completamente diversa da parte della regione. Sì, i soldi è lo stesso meccanismo che porta, assessore, a mettere in bilancio i soldi per la gestione delle emergenze per quanto riguarda la protezione civile e altro, e a non metterli invece sulla prevenzione. Purtroppo è un paradigma a livello culturale del nostro paese, che quindi non è che è un male solo esclusivamente della nostra regione, ma è quei soldi. Non voglio tirare fuori la parabola del figlio prodigo, ma è chiaro che se ho dei territori che in questo momento sono, prossimi a scomparire, e dall'altra parte ho dei territori che sicuramente hanno bisogno di risorse e attenzione, ma non stanno lottando per la sopravvivenza, in qualche maniera io devo anche capire dove voglio mettere le risorse, e non è possibile che a pagare siano sempre le aree interne dell'Orvietano, dell'Alto Chiascio e della Valnerina che, stanno scomparendo.